Adesso vediamo l'assonometria isometrica, 30 e 30 gradi. Allora, anche in questo caso disegniamo una linea orizzontale con la squadretta da 45, prendendo questa come linea di base, facendo scorrere sull'altra squadretta, abbassiamo e disegniamo la verticale in un punto. Ok? Dopodiché, utilizzando questa squadretta che ha l'angolo di 30 gradi, faremo le due linee di 30 gradi da una parte, girando la squadretta anche dall'altra. Occhio che qui scorre un pochino male perché chiaramente le squadrette hanno il gradino. Bene, in questo modo avremo 30 gradi e 30 gradi da quest'altra parte. Ovviamente queste saranno le linee di base per qualsiasi figura. Partendo da qui potremo fare tutte le parallele che vogliamo. Quindi in questo modo costruire le figure, avendo come riferimento questi due assi che sono gli assi inclinati correttamente a 30 e 30 gradi.